Buonasera dal TG1. Deciso intervento del Presidente della Repubblica dopo la proposta approvata dal Congresso della Lega di dividere l'Italia in tre repubbliche. È impossibile, ha detto Scalfaro a Napoli, toccare l'unità dello Stato e del popolo senza chiamare questo popolo alle urne, perché dica il suo pensiero su modifiche che cambiano la natura e i principi fondamentali dello Stato. Secondo Scalfaro, l'unità dell'Italia è un presupposto che non può essere trattato come materia di possibili riforme costituzionali. Quanto allo scioglimento delle Camere, Scalfaro ha detto che il capo dello Stato non subirà pressioni di alcun genere sulla strada verso elezioni politiche che ha già preannunziato. E i presidenti di Camera e Senato hanno deciso di convocare i capigruppo della Lega per avere una motivazione compiuta dell'annuncio dato da Bossi, secondo il quale il Carroccio ritirerebbe le proprie delegazioni parlamentari dopo l'approvazione della legge finanziaria. In un comunicato congiunto, Napolitano e Spadolini ricordano che il rifiuto di partecipare ai lavori delle Camere avrebbe per conseguenza che quanti hanno riposto la propria fiducia in una forza politica finirebbero per non essere rappresentati e per non poter far sentire la propria voce. Hanno suscitato critiche, condanne e prese di posizione preoccupate le conclusioni del pre-congresso della Lega Nord, dove Bossi ha rilanciato l'ipotesi di un'Italia federalista divisa in tre macro-regioni. Occhetto ha parlato di proposta eversiva. Toni analoghi hanno usato il socialista Del Turco e il verde Mattioli, mentre Segni non ritiene possibile alcun accordo con la Lega finché resterà la proposta di rompere l'unità nazionale. Faccia a faccia nel processo Cusani sulla maxi tangente Enimont tra l'ex ministro socialista Martelli e l'ex amministratore delegato della Montedison, Sama. Martelli ha ammesso di aver ricevuto un contributo elettorale di 500 milioni a titolo personale proprio da Sama. Nel confronto chiesto dal giudice Di Pietro, Sama ha rivelato di aver consegnato dai 5 ai 7 miliardi a Craxi in vista delle elezioni politiche del 92. Ed eccoci alla Russia, dove la nuova Costituzione, voluta da Boris Yeltsin, è stata faticosamente approvata, ma dove sembra scontata la vittoria del partito dell'ultranazionalista Zirinovsky. In favore della Costituzione, che impone un forte regime presidenziale, ha votato, stando ai dati finora disponibili, il 60% dei quasi 56 milioni di elettori andati alle urne. Ma il partito ultranazionalista, in testa con oltre il 24% dei voti, ha umiliato il blocco governativo favorevole a Yeltsin, fermo al 15%, seguito dal Partito Comunista con quasi il 12%. In totale sono 8 le formazioni politiche che hanno superato la soglia del 5% necessaria per entrare in Parlamento. Due bambini sono morti per un incendio che si è sviluppato in un campo nomadi di Afragola in provincia di Napoli. Sono due fratellini di un anno e mezzo e 5 mesi rimasti intrappolati nella loro baracca, che avrebbe preso fuoco per una scintilla partita da una piccola stufa a legna che ha provocato, a causa di una fuga di gas da una bombola, una violenta fiammata. I genitori, che si trovavano poco distanti dalla baracca, hanno tentato invano di spegnere l'incendio, aiutati da altri nomadi. A Roma sono stati consegnati i premi speciali della cultura della Presidenza del Consiglio per il 1992. Alcune tra le grandi personalità italiane del mondo delle arti, della scienza e della letteratura hanno ricevuto i premi della cultura, un riconoscimento per chi ha investito talento e ricerca per aiutare non solo il Paese, ma l'umanità intera a capire e capirsi. I premi sono stati consegnati dal Presidente del Consiglio Ciampi. Un riconoscimento alla memoria è andato a padre David Turoldo per la sua vasta produzione letteraria. Per la ricerca scientifica ha premiato Bruno Coppi, per la filosofia Eugenio Garin, Sergio Quinzio per le scienze religiose. A Francesco Santoro Passarelli il riconoscimento per il diritto, Emilio Servadio per la medicina, per le discipline sociali Alessandro Pizzorno. Premiati ma assenti Luciano Berio, grande musicista, Alberto Burri, pittore dei sacchi. Assente anche Renzo Piano, premiato per l'architettura. C'era invece Vittorio Gassman per il settore del spettacolo. Premiate anche due istituzioni culturali, la casa editrice Allemandi e l'Istituto di Storia della Scienza. Guardo alle condizioni del tempo di domani prima di chiudere, nuvoloso su tutte le regioni con precipitazioni sparse, più possibili ed intense sulle regioni settentrionali. Sulle Alpi nevicherà al di sopra dei 1200 metri. La temperatura è in diminuzione al nord, stazionaria altrove. È tutto per questa edizione del TG1, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione a mezzanotte. Buon proseguimento di serata su Rai 1.